Era proprio in toto, in tutta la sua bellezza. Allora, Giusy, tu che ricordo hai del momento della tua proclamazione? Ma guarda, è un ricordo bellissimo, perché io fino alla fine avevo tanta paura del momento, e quindi lo ricordo con tanta emozione e con tanta soddisfazione anche. Mi sono emozionata davvero tanto, poi si è visto anche le lacrimucce che sono scese. Di solito si dice che l'importante è partecipare, ma tu eri lì per partecipare oppure, dimmi la verità, volevi realmente vincere? Ma di solito si dice, ma ogni ragazza che partecipava voleva vincere, secondo me. E quindi io ci speravo moltissimo, era un mio sogno, un mio desiderio. Ma perché tu cosa vuoi fare da grande? Lei è giovanissima, soli 19 anni e vi assicuro che è bellissima. Grazie. Beh, un mio grandissimo sogno sarebbe quello di diventare una bravissima attrice. Ovviamente adesso dovrò studiare tantissimo, prima di tutto dizione, perché è molto difficile, io vengo dalla Sicilia e quindi ho il dialetto da correggere. E hai poi tempo, recitazione. Giusy, è tempo, è tempo. Sì. Lì io so che a Miss Italia erano presenti anche i tuoi genitori. Sì. Sono stati felicissimi, immagino. Per loro è stata una grandissima sorpresa, mi hanno sempre seguita e quindi domani verranno a trovarmi anche qui a Roma e staremo un po' insieme. Tu sei fidanzata, il tuo fidanzato era lì con te? Il mio fidanzato no, quella sera non c'era perché l'indomani avrebbe dovuto fare degli esami per l'università. E adesso oggi è venuta a Roma e quindi ma ci vedremo. Ma non ha paura dopo di perderti, sai, di solito tu incoronata Miss Italia oramai entri a far parte di un altro mondo, sempre in televisione. Ma da una parte è felicissimo perché tante persone gli fanno i complimenti per essere il ragazzo della Miss. È anche un po' preoccupato principalmente per la distanza che ci divide, quindi speriamo bene anche perché allora, il legame è forte. In bocca al lupo veramente per il tuo futuro. Grazie. Mi raccomando, sei una bellissima ragazza, ma resta con i piedi per terra. Certo. Ok? E studia, sempre. Continua a studiare. Grazie. E allora è giunto il momento di dare la parola a Danilo con il suo spazio dedicato alla